La prima tappa del nostro viaggio verso il Tibet si chiama Kathmandu. Si trova ai piedi dell'Himalaya ed è la capitale del Nepal. Si tratta di una città caotica, multietnica, assetata di democrazia, flagellata dall'inquinamento, ma pure misteriosa e affascinante. Il centro urbano della città presenta un nucleo storico risalente per lo più al XVII secolo che si sviluppa nei dintorni della celeberrima Durbar Square, ricca di templi induisti. Numerosi altri templi sorgono isolati gli uni dagli altri presso molti incroci stradali, sicché nella città si concentrano, come del resto nell'intera valle, centinaia di templi indù, fra questi il più noto è quello di Pashupatina, dedicato a Shiva. Sulle rive del sacro fiume Bagmati, nella cui vasta area si trovano per lo più allineate sulla riva destra del corso d'acqua anche numerosi plinti lapidei atti alle pire per la cremazione dei cadaveri. Vi sono anche numerosi luoghi sacri buddisti, come quello celebre di Tempio di Swayambhunath, che sorge su una collina a ovest di Kathmandu, uno dei simboli più famosi del Nepal. Il tempio è familiarmente chiamato Tempio delle Scimmie, essendo popolato da un vasto gruppo di scimmie che divertono i visitatori e i fedeli con giochi e scherzi. Nel centro della città troviamo invece lo stupa di Bodhnath, un'antica struttura sacra a cui fa capo una consistente comunità tibetana sfuggita alle persecuzioni cinesi. Moltissimi esuli tibetani vengono accolti in tenera età nei monasteri del Nepal, dove ricevono una formazione scolastica e religiosa, un'occasione per salvare e promuovere la cultura tibetana. Diversi progetti sostenuti dall'Occidente sono stati realizzati in questa regione e Kathmandu è pure la sede di diverse ONG internazionali. Non solo, la città è pure punto di partenza di numerose spedizioni e trekking nella regione dell'Himalaya.